Incrociando le dita e sperando che questo gioco non sia un roguelite, non dovrebbe essere. Ho cercato informazioni ovunque, Steam. Non ho letto la parola rogue manco per errore, quindi vediamo un po'. C'è la lingua italiana? No. Ce lo becchiamo in inglese. Va bene. Oggi cominciamo. Let's start. Quindi start. Nuovo. Sì. Siamo arrivati ai quartieri della commissione, fine della corsa. Sono un uccello con una spada laser? Ti scongiuro. Click. Sembra che il telefono non sia connesso a niente. Allora, aspetta che voglio vedere il padre che si illumina perché sono un bambino. Ok, sto cercando gli attacchi. Bene, ho buttato una freccia. Pensavo si ricaricasse. Ma sono un uccello e non volo. Ok, bene. Non c'è. Ancora senza anima. No, shiny, non so cosa voglio dire. Non ha luci di tipo. Senza preoccupazioni. Ce l'ha con me, eh? Che sono tranquillo e tutto. Boh, non idea. Speriamo di non imprecare con sto gioco e io adesso non so cosa aspettarmi, non so niente. Cioè, ho cercato quante più informazioni possibili per scampare un roguelite, genere che odio con ogni osso del mio corpo, ma allo stesso tempo ho cercato di prendere meno informazioni possibili perché volevo scoprirlo. Ok, la biglietteria è chiusa. Andate a riparare un tubo rotto, torniamo tra 3-4 anni. Ottimo. Ci sta. Ok, sei pulito, ti sei mosso per parecchio, amico. Va bene. E quanto ampio. Ha una mappa? Assolutamente no. Ma proprio zero. Minimamente. Grande così. Tu cosa mi dici? Meglio muoversi, non fare tardi, ok? A cosa? Bene, bene, bene. Guarda chi è arrivato al lavoro. Guarda chi si è fatto vedere al lavoro. Nessun riscaldamento per te. Perché solamente gli uccelli in orario? Non importa. Comunque, è il tuo giorno fortunato. Ho un'anima per te da mietere. E non un'anima qualunque, ma una grande anima. Pensa alle commissioni su questo. Spero tu non abbia dimenticato il tuo addestramento. Le anime giganti non danno via facilmente. C'è qualcosa alla porta. Cioè, ti lascio la porta. Ok. Quindi noi sostanzialmente siamo. Ok, con un'anima di quella taglia dovrei essere capace di Effort, non so cosa voglia dire, lo scopriamo immediatamente. Ok, potrei permetterti del tempo libero, una cosa del genere. Ma ricorda, la tua porta rimarrà aperta fino a quando non avrai firmato l'anima.
la tua mentre la porta sarà aperta, sarai un mortale. E ti verranno contati gli anni. Quindi sbrigati. Mie tre anime per potenziare le porte, così mietiamo altre anime, il ciclo si ripete per sempre. La corsa del ratto, comunque vai a fare attenzione, se muori ci saranno un sacco di scartoffie e non ne ho il tempo. Ok, ottimo, così. Cos'è? Regole per i mietitori. Un mietitore diventa mortale ogni volta che cioè quando non completa il lavoro e tutte le porte rimangono aperte. Allora, collezionare anime per poi da riportare al centro della stazione. Il tuo lavoro di mietitore sarà ricompensato e le anime collezionate erano utilizzate per potenziare le infrastrutture. Niente scherzi, cazzo ne so. Ok, e lì c'è roba, però fermi tutti, ho visto roba che si illumina. Ma qui siamo dei tipo dei corvi. Boh, mi serve la spada laser blu? Credo. Non ne ho idea. Va bene, andiamo. Allora, quella è la porta in cui devo entrare. Qui non c'è un cazzo di niente. Ma anche di mostre secco, posso dirlo? Dio santo. Ho perso metà della vita a cadere. Oh, un ombrello. Hai trovato un ombrello scaricato? Ok. Allora, è quell'oggetto che tiene le tue piume asciutte durante la pioggia. Puoi equipaggiarlo dal menu. Ah, ma qui tipo pioggia. Me lo conta come. Com'è me lo conta come arma? Va bene. Ho un ombrello, a quanto pare, ottimo. Entra. Ok. È il nostro primo contratto. Prendi questo per rotolare. Sì. Ok. No. Ma se io finisco tutte le cose? No. Va bene, insomma. Perfetto. Ah, così proprio. Lo spirito della foresta. Ok. Nope. Ah, vero che mi fermo.
Fanculo, sono morto. E addirittura. Meno magari. Ah, riprovo all'infinito? Ottimo. Ok. Non... No. Ci sto riuscendo? Merda. Ok. Ottimo. Andata. Beh, dai, credo che dopo diventerà tipo 80 volte più complicato. Il cimitero perduto. La regione proibita. L'ho dimenticata, cazzo proibita. Boh. Abbiamo diverse strade. L'assenza di una mappa mi destabilizza per questo genere di giochi, non lo nego. Hai collezionato un seme di vita. Piantarne uno nel game pot farà crescere il frutto dell'anima, che ti permette, che una volta consumato, ti permette di recuperare la vita. Va bene. Saliamo. Cosa abbiamo lì? Io non ho la benché minima idea di cosa abbia scaricato, onestamente. Era Gold Plus. Che lo conoscevo di nome, ne aveva parlato Farenz. Sarebbe palesemente una chiave che non possiedo. Ok. Ne aveva parlato Farenz in... Ah, da quel... Oh, bellissimo! Ti prego, geniale, cazzo! Se rompo un cartello... Vabbè, qui sono minchiate, mi gasano. Ne hai collezionato la massa di energia dell'anima. Ok... L'energia dell'anima può essere spesa nella sala comune delle porte, la chiameremo così per upgradare il mietitore. Ok. Quindi niente, aspetta, è che... Questa roba? Boh. Non ne ho idea. Giorno. Mio. No, secondo me io impazzisco con sto gioco. Mi sembra proprio quel genere di giochi che mi fanno bestemmiare il sangue. Ok.
Eccolo appunto. L'arco credo tornerebbe molto utile però. Ora ho una chiave. Però qui avevo visto altro. Quello che cazzo è? Attivo. Perché? Che cos'è? Piccolo colpo. Non so cosa voglia dire. Sento un eccesso di energia dell'anima. Vieni qui così posso aiutarti a imparare in cosa l'anima può aiutarti. Vabbè, insomma. Fatti aiutare per un paio di cose. Poi ritorno da lì. Benvenuto al centro dell'anima. In cosa vorresti incrementare? Ok, no, non ho niente, va bene. 400 è tipo tantissimo, 400 è una rapina, puttana Eva. Però va bene così. Possiamo continuare. Ok. Cioè? Ok. Aia. Va bene. Ah, sono un coglione. Ne rimane un altro. Vieni qua. Altri? Perfetto così. Non posso piantare. Posso consumarlo? Ottimo! Potevo cavarmela meglio. Assolutamente. Qui abbiamo. Cazzo, è roba lì. Niente che posso usare ora. Perfetto. Io spero che si senta il giusto. Bilancia l'audio un incubo. Lei è? Queste sono tombe. Ah, un mietitore. Il mio tempo è finito. Sfortunatamente sono ancora vivo. Perdonami, forse dovresti colpirmi con un attacco più forte. No. Ancora vivo e vegeto. Forse dovresti provare un attacco in. No. Mi dispiace, non è colpa tua, può succedere a chiunque. Credo di essere destinata a una vita senza fine. Non posso spiegarlo, ho passato molti anni cercando una risposta. Il mio nome è Stedon, sono il guardiano delle tombe di questa
spaventosa montagna. Ah, e se ti senti più forte in qualche modo, sentiti libero di provare a uccidermi nuovamente. È tristissimo. Qui giace il guardiano della porta per preservare l'ordine e le anime. Oh, ho accecato quello per mettere il muto, va bene. Sto cazzo è grande la mappa. Quanto è sicuro che mi perdo, ma di brutto proprio. Ok, volendo potremmo anche andare a potenziare qualcosa, però non so. Questa è la via per la cima. Io lo volevo esplorare perché ho il terrore di lasciarlo. Così, perché non è una cosa che capita così di rado, no? Io che rush i giochi, però. Certo che questo dopo Alan Wake. Una semplice struttura che è una gemella. Un nascosto. Sì, c'era un segreto. Stranded Sailor. Non credo poterci andare. Vieni qua. Ah, c'era solo questo. Va bene. Immaginati se per qualche oscuro motivo io fossi morto lì. Non immagino e basta. Va bene. Ah no, di là che devo andare. Alla cima della montagna, ok. Anche perché onestamente non vedo molti altri posti. Lì ci siamo stati per prendere le robe. Noi sì, dobbiamo andare. Dobbiamo andare in cima. Ma non era questa la strada. Assolutamente no. Io saltello e perdo Pium. Guarda come sono. Premi la leva. Ah, ora sono lì. Ok, magari quando. Anzi no, sai cosa ti dico? Io ci entro. 100 mi prendo. Benvenuto, va bene tutto. Ok. Ho aumentato la forza. Direi che li possiamo aumentare una alla volta. Non mi sembra una cosa così sbagliata, no? Ah, ma io ogni volta che entro, ogni volta che esco, rispondo ai nemici. Oh, carino. Una meraviglia proprio.
quanto bestemmio. Non c'è un cazzo qui. Immaginavo. Prega al santuario. Oh! L'antico santuario ti offre un quadratino di vita. Collezione 4 per aumentare la tua vitalità. Oh, fico! Tipo gli occhi di Gorgone di God of War, mi piace. Quella roba lì? No, ok. Ah, è vero che è la maschera che mi deve vedere, tipo. Vieni. Esatto. Regattarmi. Vaffanculo. Avevo schivato, stronzo. Questo è veramente culo. Però, eh. Questo è culo culo, quella che cazzo è? Mi sembra una porta gigantesca. Ok. Abbiamo? Problemi. Ok. Ora me ne spuntano 1000 altri. No. Ok. Vederci. Ah, ho già di nuovo le frecce. È una cosa carina questo. Quanti cazzo siete? Perdo tutte le mie anime. Le mie anime. No, ma ogni volta io incomincio da lì. Aia. E non per il collo appena schioccato con brutalità. Ma aia, perché questo vuol dire che ok, questa parte di gioco non è così. Non è così ampia né niente. Ma quando. Ma quando peggiorerà. Quando si faranno 80 volte più complicate le cose. Io sono morto proprio. Ok. Ma un po' più morto morto, cioè. No, via. Quante ne ho? Non me lo dici.
Allora. Facciamo questi due. Cioè, nel senso facciamo questo. Poi. Finiamo questo affanculo. Mio. Aia. Benissimo. Che cadere è una bella inculata, perché. Cadere è doloroso. Cadere è piuttosto doloroso. E quindi. Quindi niente, dai, direi che possiamo finire quel video.